Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati, rieccoci amici dell'oroscopo, pronti per tante novità in compagnia delle stelle di Radio.0 e quindi diamo il via ai nostri segni, iniziamo subito. Ariete, amici, iniziamo da voi. Interessanti prospettive finanziarie, frutto di un'intuizione da valutare però con esperti. Per migliorare la situazione economica, gestite bene i contatti, mi raccomando. Solo la paura potrebbe rivelarsi un ostacolo per il raggiungimento di un traguardo. Non ascoltate la voce del dubbio questa volta. Toro, la giornata si prospetta piacevole e rilassata, specie se la trascorrerete insieme alla persona del cuore. Tranquillità e capacità di adattamento vi caratterizzano oggi. Avete tutto a portata di mano per realizzare un progetto e ottenere l'appoggio di una persona importante. Iniziate subito! Gemelli, naturale svegliarsi fuori fase con la luna in pesci. Un soccorso immediato, non rimuginate sui vostri guai e occupatevi piuttosto di un amico in difficoltà. Sbrigate poi in fretta le faccende, spendete il tempo libero in attività rilassanti, magari meglio ancora se all'aria aperta. Cancro, amore, amore e ancora amore per tutti voi. Decisamente le vostre azioni si impennano verso l'alto, agite senza tentennamenti o timidezza, finalmente. La vita professionale poi riceve una boccata di ossigeno. Novità anche in amore, le prospettive di un incontro non mancano. Leone, nuove proposte di lavoro per voi, ma è bene accertarsi prima di festeggiare che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Anche affetti e famiglia, ricordate, reclamano la loro parte, maggiori attenzioni in questo caso. Un desiderio di evasione cattura la vostra mente, non dategli corda se non sapete soprattutto con esattezza dove vi porterà, gli entusiasmi sono piuttosto costosi. Vergine, ripensamenti e una malinconia ingiustificata invece per voi, la lucidità non vi sostiene in questo mercoledì, gli amici invece fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando i problemi. Accontentatevi per ora di risultati modesti, qualche piccola imprecisione non comprometterà la vostra credibilità, quindi tranquilli. Bilancia, meglio non concentrarsi su una sola grande idea fissa in testa. Il periodo infatti richiede una buona dose di elasticità e una più vasta gamma di obiettivi. Nelle relazioni sociali, poi, non siate troppo selettivi, date agli altri l'opportunità di farsi conoscere. Scorpione, incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità, creatività e fantasia poi sfornano iniziative fortunate da portare avanti con grande slancio, come sapete fare voi. Grazie a qualche divertente fuori programma, la giornata si prospetta decisamente piacevole. Scoprirete che anche i cambiamenti possono essere positivi. Sagittario, affrontati con calma e lucidità, gli ostacoli possono essere superati. Ci credete? Una lunga discussione con un familiare dall'altra parte porterà ad una nuova presa di coscienza. Piccoli momenti di malinconia in queste giornate di fine marzo, da allontanare però puntando su un rimedio davvero infallibile, l'ottimismo. Capricorno, una giornata stimolante, ricca di propositi costruttivi, un coinvolgimento profondo poi dall'altra parte con il partner e con gli amici, sorprese piacevoli dalla persona amata. Per realizzare alcuni dei vostri progetti troverete un grande appoggio nei familiari, così procederete molto più veloci. Acquario, a parte una spesa non preventivata, la giornata si preannuncia tranquilla da ogni punto di vista. Chi opera nel sociale oggi si metterà in luce. Intralci burocratici, mettete a profitto il senso pratico e li supererete brillantemente. Attenzione invece agli amori segreti. E chiudiamo con i pesci. Che giornata esaltante, piena di soddisfazioni per voi, con la luna nel vostro segno e grazie a lei. Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su tutti i fronti. L'intesa di coppia profuma di romanticismo e di buoni propositi, voglia di evasione invece da soddisfare. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questa giornata di metà settimana dalle nostre stelle. Noi ci ritroviamo domani ancora con tante novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0.